Professore Matteo Bassetti, le farei un'ultima domanda e una curiosità su un suo libro che lei ha scritto, Il mondo è dei microbi. Come lei spazia su più campi, è una curiosità anche che ho avuto leggendo un po' tra le righe del suo libro, ce ne può parlare per cortesia? Ma allora, il mondo dei microbi, perché è il mio mondo, intanto, il mondo che mi sono scelto nel 1995, quando mi sono iscritto alla scuola di specializzazione in malattie infettive, ed è un mondo che appunto sono oltre 25 anni che amo, che studio e nel quale vivo tutti i giorni. Perché dico il mondo è dei microbi? Perché in effetti è dei microbi. I microbi cosa sono? Sono delle sostanze molto piccole. Tra cui c'è anche il Covid, ma non solo, abbiamo virus, abbiamo i Batteri, batteri, peraltro, abbiamo il i nostro funghi, abbiamo i microbiota. protozoi, ne abbiamo una Sì. quantità enorme. E allora, perché il mondo è loro? È molto semplice, per alcune ragioni semplicemente fisiche. Sono di più di noi, dell'ordine di miliardi, di migliaia di miliardi più di noi. Si riproducono più rapidamente, ci mettono circa mezz'ora, noi ci mettiamo mediamente 30 anni per riprodurci. Occupano più volume dell'ordine di milioni di spazio maggiore del nostro e soprattutto conoscono meglio l'ambiente perché sono sulla Terra da milioni di anni prima di noi. Quindi, con questo non vuole essere un messaggio negativo che è il mondo dei microbi. Io parlo in questo libro di tutti i problemi, diciamo, dei microbi, ma è un libro anche, secondo me, simpatico. Perché simpatico? Perché a parte che c'è un po' di me, un po' autobiografico, ma soprattutto ho preso i grandi personaggi della storia dell'umanità che hanno avuto problemi con le malattie infettive. Pensiamo a Napoleone, a Fausto Coppi che ha avuto la malaria, si parla di Rock Hudson, Freddie Mercury che hanno avuto l'HIV AIDS, si parla di Magic Johnson, si parla dei grandi di Violetta, della Traviata che ha avuto la tubercolosi, cioè dei grandi personaggi. E a fianco ai grandi personaggi che è vissuto o morto o ha avuto problemi con la malattia infettiva, la spiego in maniera semplice e soprattutto cerco di portare il lettore in questo mondo. Quindi non è un libro di scienza, è un libro di narrativa, è un libro di saggistica, è un libro in cui in qualche modo provo a fare innamorare qualcuno Del mondo dei del microbi. mondo dei microbi, che è il mio mondo di cui io mi sono innamorato 25 Molto, anni molto fa. interessante. Professor Matteo.